Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. 1492, il grande Cristoforo Colombo scopre il nuovo mondo, scopre le Americhe. Dice: "Cosa c'entra oggi, Massimo, col karate questa uscita?" C'entra e come? Perché c'è un altro genovese o sicuramente un ligure che ha portato i calci alti, quelli che facciamo tutti noi oggi in palestra, nei nostri dojo, specialmente nello stile Shotokan. Li ha portati direttamente in Giappone. Seguitemi. Ok, ragazzi, il caldo non mi ha dato alla testa. Andiamo oltre Cristoforo Colombo. Quella era una battuta di inizio video. Andiamo a metà del 1800 e specialmente in un punto particolare, addirittura dell'Europa, Marsiglia, in Francia. Nel porto di Marsiglia, un bel via vai, un grandissimo porto di commercio, smercio di persone, merce, via vai, di navi. E si sviluppa proprio da parte dei marinai uno sport, diciamo un metodo di combattimento di pugni e di calci, quindi si va oltre la classica box e si inizia a tirare un po' di calcio. Calci che dopo vengono abbastanza codificati, quindi calci circolari, calci alti. Si potrebbe dire nel mondo del karate, per farvi capire, mawashi, uramawashi, yokogeri alti, maigeri jodan, quindi calci abbastanza forti e abbastanza alti e anche bassi. E tecniche di pugno dirette, potremmo dire un attuale Kizamitsuki, Jakutsuki, quindi tecniche veloci con spostamenti in avanzamento e in arretramento, quindi tecniche che assomigliano un pochino al nostro modo di fare karate. E voi direte: "Ma allora com'è sta storia? Nasce da lì?" Ma c'è altro da dire, aspettate un attimo. Marsiglia dista 400 km dal porto di Genova, quindi tra i due porti in quegli anni lì c'erano molti scambi commerciali, quindi anche scambi di persone, di marinai, di addetti ai lavori, scambi diciamo di viaggianti, persone che viaggiavano, quindi un via vai di gente. Si dice che questa disciplina di combattimento che si sviluppa nel porto di Marsiglia si chiama savate. Scusate la mia pronuncia francese, magari non è delle migliori, ma letteralmente questa parola vuol dire ciabatte. Chi era un po' ragazzo negli anni 80 come me, magari vi ricordate le classiche spardiglie? Vi ricordate le spardiglie che poi quando si usavano si sfranzolavano dietro perché erano di quella stoffa un po' tipo pagliette? Erano tipo queste scarpe qua, erano delle ciabatte, venivano usate molto dai marinai genovesi. Quindi questa parola savate, diciamo, è stata attribuita ai marinai che provenivano da Genova. Quindi si dice, si può anche mettere su un discorso che il savate francese, che poi è nato e conosciuto tutto il mondo oggigiorno come la boxe francese, forse sia nata anche a Genova, sia nata forse a Genova, in Liguria. Seguitemi. Ufficialmente la boxe francese, come dice il nome, è francese, quindi i francesi l'hanno codificata, poi con gli anni hanno dato dei regolamenti, dei nomi precisi alle tecniche, un arbitraggio, è diventato un vero e proprio sport da combattimento. Fate conto che è un po' figlia della kickboxing, ma se ci pensate, boxe francese, kickboxing, full contact, karate full contact e karate, se ci pensate, è un po' un procedimento che porta tutto al karate giapponese o che parte dal karate giapponese e va nell'altra direzione, dipende da che punto di vista lo guardiamo. Ma facciamo un salto indietro. Vi dicevo che questo tipo di combattimento si sviluppava nel porto di Marsiglia, ma anche a Genova. Vi dico anche perché. Andando avanti poi con gli anni, addirittura questo tipo di boxe francese, questo savate, è stato usato molto anche in Italia, cioè in Italia c'erano vere e proprie persone, atleti, che combattevano in questo modo. Ora, chiaro, stiamo parlando di inizio secolo, non è che passavate per la città e come oggi c'è una palestra scritto fuori box francese, però usava combattere anche in questo modo, quindi non solo box, ma anche calci codificati, calci circolari, potremmo dire oggi uramawashi, tecniche anche abbastanza veloci, abbastanza anche pericolose perché colpivano in faccia. La cosa veritiera è che addirittura nel ventennio fascista il regime lo ha vietato perché chiaramente non era propriamente made in
Italy, perché era chiaramente chiamato ai tempi box francese, e quindi è stato accantonato dagli italiani, che poi hanno mandato avanti il pugilato. Infatti abbiamo una grande scuola di pugilato fino ai giorni d'oggi, grandi campioni di pugilato italiano, ma è stato abbandonato questo tipo di combattimento con le gambe, mentre i francesi, come dicevo prima, l'hanno codificato e l'hanno mandato avanti, addirittura l'hanno mandato avanti promuovendolo anche nelle forze armate, nei corpi speciali, come proprio un metodo di combattimento vero e proprio, fino ad arrivare ai giorni d'oggi, dove la box francese, il savate, è veramente un bellissimo sport da combattimento, con delle tecniche molto forti, delle tecniche anche di braccio non da poco, quindi un aspetto come una kickbox, un full contact degli anni 80, però un pochino più pulito. Voi mi direte: ma cosa c'entra tutto sto discorso, Massimo, oggi col karate? E c'entra come? Continuate a seguirmi. Andiamo dall'altra parte del mondo, quindi spostiamoci dall'Europa, dalla Francia, dall'Italia, andiamo in Giappone. Metà 1800, il Giappone si affaccia al mondo, quindi decide di aprirsi al mondo e iniziano a entrare i primi ambasciatori dall'estero, quindi iniziano a entrare novità per i giapponesi di allora, sia cose commerciali, tecnologiche, armi, anche metodi di combattimento diversi. Chiaramente ai giapponesi nessuno poteva insegnare come ci si fa a difendere, perché pensate, in quegli anni lì si usciva da un'era di samurai e chiaramente il judo era già il judo dell'epoca, il kendo non ne parliamo, quindi non è che nessuno poteva insegnare qualcosa ai giapponesi, però forse qualcosa di nuovo c'era. Erano anni di subbuglio, quindi di cambiamento forte per la società giapponese. Ricordate il grande film L'ultimo samurai con il grandissimo Tom Cruise, che ha fatto una parte eccezionale a mio avviso nella descrizione dell'ultimo samurai, cioè questi ultimi samurai che si ribellavano poi alla fine dall'invasione della modernità. E infatti poi alla fine del film, chi l'ha visto, anzi se non l'avete visto guardatelo perché è proprio bello, alla fine poi il samurai viene ucciso da chi, da cosa? Dal mitragliatore, quindi da un mitragliatore, da un'arma tecnologica venuta da fuori. Chiusa la parentesi, metà 1800, il Giappone si affaccia alle novità. Ci sono molti ambasciatori che vengono da tutta parte del mondo, quindi il Giappone ha scambi culturali e commerciali con l'Europa e anche con la Francia. Quindi potrebbe essere stato questo periodo, diciamo, la scintilla per far nascere l'idea di questi nuovi metodi di calciare l'avversario. C'è qualcosa di più sottile da dire, seguitemi. Arriviamo al punto di questo video: come arriva questi metodi di combattimento dall'Europa al Giappone? Al Giappone nessuno poteva insegnare niente, perché il kendo, il judo erano già molto sviluppati, però come mai? Cosa è successo? Chi è che ha avuto l'idea di attribuire questo metodo di combattimento innovativo al karate di allora? Come tutti sapete, voi cari amici che mi seguite, spero che siate tutti praticanti di karate, come vedete o praticate nei vostri dojo, durante la fase dei kata non ci sono calci alti. Se pensate anche qualsiasi altro stile al di fuori dello Shotokan, poi non parliamo degli stili di Okinawa, non hanno assolutissimamente calci alti, addirittura pochi calci, forse un maigeri, un sokutogeri, un yokogeri, qualcosa così, però non ci sono kata dove ci sono, non so, mawashigeri, uramawashi, ushiromawashi, yokotobigeri, calci un po' spettacolari, tecniche un po' veloci. I kata sono molto statici perché anticamente sono nati per la difesa personale. Un genio di inizio novecento, inizio i primi 1900, ha capito questo problema, perché era facile applicare subito ai judoka con un partner l'applicazione di quello che stiamo studiando, lo stesso col kendo, ma col karate come si faceva? Era un po' difficile. Sì, c'erano le applicazioni sui kata, ma forse erano un po' monotone, poi non si potevano applicare al 100%, sennò magari si poteva fare male all'amico che era in palestra, al partner di studio, quindi era un po' complicato. Ma come si poteva fare per dare un input a questo stile così nuovo che veniva da Okinawa? Una persona ci ha pensato, il grande Gigo Funakoshi. Grande Gigo Funakoshi, sì, proprio lui. Secondo me è stato lui l'innovatore che ha preso queste idee, forse dai francesi, forse dagli italiani, in quegli anni lì che sono arrivati in Giappone, li ha visti combattere. Chi lo
sa, magari in qualche rissa da strada, magari per caso qualcuno scimmiottava questi stili un po' strani, questi calci un po' strani mai visti ad allora, e secondo me un personaggio potrebbe essere stato Gigo Funakoshi a mettere questi calci spettacolari all'interno del karate, andando in contrasto chiaramente, come sappiamo tutti, col padre di Gin Funakoshi, che chiaramente era molto restio a queste innovazioni, specialmente al Jukumite, al combattimento libero. Però forse grazie a Gigo Funakoshi oggigiorno il karate ha questi calci così spettacolari, proprio tecniche veloci, non solo di calcio ma anche di braccio, questo Kizamitsugi, questi spostamenti veloci che poi si sono visti poi dopo negli anni 50, i primi tornei della JKA, quindi hanno portato alla ribalta il karate, specialmente lo Shotokan, per questi calci forti, veloci, acrobatici, che sono spettacolari. C'è da dire qualcos'altro: che siano stati i francesi a portare questo tipo di combattimento di calci così alti in Giappone o siano stati gli italiani, chi lo sa, quello non lo sapremo mai. Diciamo soltanto che gli ambasciatori italiani c'erano molto in Giappone a metà del 1800. Pensate che il 25 agosto del 1866 viene firmato il trattato di amicizia proprio ufficiale tra l'Italia e il Giappone, e da lì in poi una serie di trattati importanti, scambi commerciali, prime società nate intorno al 1880, quindi un continuo sviluppo di amicizia tra Italia e Giappone e anche da parte della Francia. Quindi poi chi ha portato questi metodi di combattimento in Giappone magari non lo sapremo mai, e poi se è stato veramente Gigo Funakoshi anche quello non lo sapremo mai. Però c'è da dire che lui è stato un grande promotore a mettere su questi tipi di calci fino ad allora sconosciuti. Questo è un attributo che gli possiamo dare veramente sicuramente a Gigo Funakoshi. Ci lasciamo per le conclusioni, vi lascio una mia teoria molto personale. Cari amici del Tempio, siamo arrivati alla fine di questo video. Da buon italiano io tiro un po' per la mia nazione, quindi mi piace immaginare, io abito nell'alta Toscana, sono a pochi chilometri dalla Liguria, e nel mio pensiero un po' fantasioso mi piace pensare che, chi lo sa, tantissimi anni fa forse c'era qualche genovese che è a una settantina di chilometri da casa mia, che magari seduto nel porto di Genova con qualche tatuaggio, la barba lunga, magari era il soggetto della serata, picchiava forte e magari aveva tirato fuori questi calci circolari, magari forti, calci dritti, calci in faccia, e magari buttava giù il tizio della serata. Questo mi piace un po' immaginarlo, che magari sia nato poi veramente non a Marsiglia ma a Genova questo stile di combattimento innovativo per quegli anni lì. Chiaramente poi i giapponesi ne hanno fatto un'arte vera e propria, quindi i calci sì, magari possono essere stati scopiazzati all'inizio, poi sono stati enormemente perfezionati, quindi dove colpire, come colpire, con che parte del piede, poi chiaramente a piedi nudi cambia tutto il discorso. Quindi i giapponesi ci hanno messo il suo e hanno, secondo me, molto molto perfezionato fino ai giorni d'oggi. Cari amici, questo video è molto interessante, spero che vi sia piaciuto, lasciate un like, dei commenti positivi, spero sempre costruttivi, iscrivetevi al mio canale e allenatevi. Ciao dal Tempio Massimo.